Sigonella, nido del 41esimo stormo antisom dell'aeronautica militare. Lo stormo svolge missioni di contrasto alla minaccia subacquea in supporto alle unità navali, compiti di sorveglianza, ricognizione fotografica ed elettronica, nonché al servizio di ricerca e soccorso con particolare riguardo all'ambiente marittimo e la possibilità di sganciare degli speciali contenitori, denominati catene SAR, per fornire subito un immediato soccorso ai naufraghi. Beh, 41esimo stormo è 50 anni che serve la patria sotto il controllo dell'aeronautica militare italiana. Di attività ne ha svolte, soprattutto quella di istituto, che è quella di pattugliare i mari affinché sopra o sotto l'acqua nessuna minaccia si possa avvicinare alla nazione. Chiaramente, se uno comincia a pensare ai primi sistemi d'arma antisomma, magari sono troppo in là con la storia, ma se cominciamo a dire per esempio la parola Mare Nostrum, allora tutti quanti immediatamente capiscono cosa serve e perché stiamo qui e che lavoro facciamo. Poi, se a questo sommiamo la parola Libia nell'ultima crisi che c'è stata, tutti quanti immediatamente capiscono dove è Sigonella, cosa ha fatto e quante nazioni hanno operato da Sigonella. Da diversi anni, inoltre, lo stormo effettua quotidianamente missioni per il controllo dei flussi migratori e contrasto ai trafficanti di esseri umani. Attraverso l'insieme di tali operazioni, i velivoli Atlantic si pongono a protezione delle principali vie marittime e contribuiscono efficacemente a garantire il libero svolgimento del traffico marittimo e che per il nostro paese rappresenta un elemento determinante di sviluppo e sopravvivenza. Grazie all'ampia autonomia, il velivolo Atlantic è in grado di compiere missioni della durata di 6 ore sino a un massimo di 18. Gli eventi del traghetto Norman Atlantic ne sono stata la prova. Il 41esimo stormo infatti ha condotto una missione di oltre 11 ore sganciando le catene SAR Search and Rescue, andando oltre le operazioni di trasbordo per assicurarsi che in mare non ci fosse davvero nessuno. Quindi, se mai un giorno vi dovreste trovare nelle cosiddette Deadly Water, a largo, fermi senza alcun motivo, e un Atlantic vi sfreccerà sopra le vostre teste, a breve arriveranno i soccorsi. Il 41esimo stormo quindi infonde quella sicurezza che i nostri cieli sono pattugliati e la navigazione è sicura. L'Atlantic inizia la sua carriera nel 1972 e dopo più di 40 anni di servizio presso l'aeronautica militare e oltre 250.000 ore di volo, si appresta un meritato congedo per far posto al nuovo pattugliatore marittimo sviluppato da Alenia Ermacchi, ATR MP72. Dopo più di 42 anni di attività si sta avviando al tramonto. Speriamo già entro quest'anno 2015 di poter avere qualche aeroplano del nuovo tipo P-72. È chiaro che anche chi va a cercare la minaccia oggi ha dovuto cambiare, adattarsi. Quindi quello che prima magari era il pericolo numero uno, cioè andare a scoprire informazioni del nemico andando sott'acqua e avvicinandosi, oggi abbiamo satelliti, abbiamo altro. Ma il fucile continuiamo ad averlo, anche la lancia, anche il coltello, il che significa che il sommergibile come mezzo di offesa è sempre dietro l'angolo, va comunque non sottovalutato. Chiaro è che non è più il problema principale, quindi il velivolo che dovrà sostituire l'Atlantic non dovrà essere un antisom, ma dovrà essere un maritime patrol, cioè quell'aeroplano capace anche all'occorrenza di poter fare non esattamente il 100% dell'antisommergibile, ma un aeroplano che tutti i giorni può cercare informazioni, quindi quell'aeroplano
ISR, cioè che cerca informazioni intelligence, che sorveglia e che ricognisce. Questo deve essere. Poi all'occorrenza anche, giustamente, anche una capacità antisom che completa e complementa il lavoro che c'è da fare tutti i giorni.